Ciao ragazze, ciao ragazzi, eccomi tornata a casa. Sono a Pavia, vacanze terminate, finite purtroppo. Sto caricando in questi giorni dei video che ho registrato al mare e oggi ho registrato un altro video sulla spesa della Coop. Infatti, stamattina sono dovuta correre a fare la spesa perché io prima di partire per il mare avevo scongelato frigo e freezer. E li avevo puliti tutti, quindi in frigo e in freezer non avevo proprio niente. Meno male che c'è mia suocera di sopra e abbiamo mangiato oggi pomeriggio su da lei. Comunque, secondo video, sono stata oltre alla Coop stamattina anche dalla Lidl e come sempre quando vado dalla Lidl faccio danni. Sono stata dalla Lidl anche in Puglia, anche al mare, perché c'era una promozione che mi interessava tantissimo, quindi aggiungerò quel video a questo video qui, insomma, da mettere dentro un po' di roba della Lidl. Comunque, incominciamo. Allora, appunto, Lidl e mi serviva assolutamente lo Scottex e ho preso questo qui, vabbè, che già ho aperto perché appunto mi serviva. Poi ho comprato questi bellissimi leggings coprenti, 60 denari. A Pois della marca Lycra e io questi li ho pagati 2,99 euro. Ho preso la 42-44 perché non mi piacciono quando mi strizzano, quindi ho preferito prenderli leggermente grandi. E smara, e sono bellissimi, veramente carini. Apriamoli assieme, così vi faccio vedere. Sono fatti così. Cioè per 3 euro, 2,99 euro, vedete? Guardate come sono carini, a pois. Così. Sono veramente molto molto carini. Voilà. E vabbè, per 3 euro vanno benissimo. Poi ho preso questo. Ho voluto provare questo pacchetto della marca Orlando. 3 kg e ho speso 3,99 euro. Se qualcuno li conosce, li sta usando, mi dite cortesemente come vi trovate, perché sono abbastanza curiosa, perché sono per 3 kg, 3-4 euro, sono veramente economici. Però non vorrei dare troppe schifezze, quindi se sono fatti bene, ok, se no non li compro più. Però ditemi insomma se voi li acquistate come vi trovate. Poi ho comprato questo che è un... Come si chiama? Un paraspifferi per porte, siccome arriverà l'inverno, il freddo, brr, non ci voglio pensare, la neve. Ci servivano queste cose per la casa e ho preso questo con le roselline, molto molto carino. Apriamo assieme. Così, vedete? Voilà. È abbastanza pesante anche la sabbia. E quindi va bene questo. E questi li ho pagati 5,99 euro, 6,99 euro, non mi ricordo. E sono questi qua. Questo. E ne ho preso un altro, veramente molto carino. Guardate che bello, questo è il mio preferito, con tutte le casette. Questo non mi importava tantissimo perché lo vado a mettere dal lato esterno della casa, mentre questo lo metto dentro la casa ed è veramente carinissimo. Con tutte le casettine dietro e qua, molto bello. Anche questo fatto così. Questo però pesa di più. Mettiamolo. E secondo me per 6,90 euro, insomma, perché dentro non hanno il polistirolo, ma hanno la sabbia, cioè non è che hanno sabbia dappertutto, perché qui c'è la sabbia qui, c'è la sabbia qui. E c'è la sabbia qui, mentre qui c'è tipo gomma piuma. In Puglia, invece, sempre da Lidl, ho acquistato queste 7 paia di mutandine taglia 12-24 mesi. Alla Susie sono un filo grandi, però alla Susie sta tutto grande. E le ho pagate appunto 4,99 euro. Poi ho preso queste 3 canottiere, queste 4 culotte, sempre 4,99 euro o 5 euro, no, 4,99 euro. E queste calzine
Questo pacchetto composto da 7 paia di calzine pagate sempre 4,99 euro di vari colori bianco, viola e lilla. E poi c'era un altro pacchetto molto bello e con 2 paia di calzine gialle e quindi ho preso anche quello lì. Preso 19-21 di misura. Video terminato, spero che vi sia piaciuto. Un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!